Allora, la speranza necessita sempre anche di un'azione propositiva, di un'azione appassionata, perché altrimenti diventa una speranza fatalistica, la speranza di chi è convinto che le cose andranno migliorando da sé senza il nostro intervento. E quindi la vera speranza, quella buona, a mio giudizio, è quella che presuppone e si intreccia con un'azione trasformativa e quindi alimenta l'azione. Oggi le generazioni più giovani sembrano vivere nella disperazione in massima parte, intanto perché non hanno il coraggio del fare. Coraggio è un'altra parola molto bella filosoficamente perché dice l'agire del cuore, l'agire appassionato. Speranza e coraggio procedono di conserva, da che chi ha speranza vera agisce poi col coraggio perché lo sperato diventi il reale. Oggi le nuove generazioni sembrano disabitate dalla speranza e dal coraggio. C'è un termine che viene utilizzato in ambito inglese per descrivere le nuove generazioni, che sono snowflake generations, cioè generazioni fiocco di neve, generazioni che si sciolgono appena toccano terra, non hanno speranza, non hanno struttura, non hanno passione. Questa sembra essere una delle caratteristiche delle nuove generazioni o di una certa parte delle nuove generazioni che non hanno la speranza. Sono del resto condannate a vivere in tempi che non sono i tempi tragici di parte del Novecento, sono tempi in molta parte dell'insegna della monotonia e delle passioni tristi, come dicevamo, e quindi le nuove generazioni sono in qualche modo particolarmente deboli e abitate da passioni tristi, da passioni tristi. I giovani oggi sono sempre più privi di passioni sociali e condivise, sono sempre più distanti dalla realtà. Possiamo dire che le nuove generazioni sono in massima parte, con preziose eccezioni, si intende, perennemente connesse all'internet e disconnesse dal reale. Questo è uno dei punti fondamentali. Le nuove generazioni vivono in una dimensione che è di puro morfinismo rispetto al reale. Ecco, l'internet svolge una funzione di distanziamento dalla realtà e quindi in qualche misura annulla la speranza progettuale. Le vecchie generazioni hanno sperato. Possiamo dire che la sofferenza delle generazioni del 68 nasceva dalla distanza tra la realtà e i loro sogni, le loro speranze. La sofferenza delle nuove generazioni nasce invece dal fatto che non hanno sogni, non hanno speranze, e quindi semplicemente subiscono la realtà come ineludibile, come inaggirabile, come inemendabile. Questo è il problema, o uno dei problemi, a mio giudizio, delle nuove generazioni fiocco di neve, come si diceva, snowflake, generazioni gracili sentimentalmente, cognitivamente, progettualmente anche direi. E quindi manca questo connubio fra speranza e azione nelle nuove generazioni.